Ciao da Francesco Massagli di Pianoforte Web. In questa lezione impariamo a suonare A mano di Riccardo Cocciante, uno dei suoi brani più celebri, reso famoso anche dalla versione di Rino Gaetano. In questa lezione però ci concentriamo sulla versione originale di Riccardo Cocciante attraverso la trascrizione che ho realizzato tratta dalla versione originale. Impareremo a suonare quindi la parte di accompagnamento del pianoforte di questa canzone, ma come al solito, prima di andare a vedere qual è la parte di accompagnamento, analizziamo la tonalità di impianto attraverso lo studio della scala maggiore e della scala maggiore armonizzata. Il brano si trova in tonalità di Do maggiore, quindi scala maggiore di Do, e la scala maggiore armonizzata per triadi. Nello sviluppo del brano avremo poi anche due modulazioni in due diverse tonalità, che sono la tonalità di Mi bemolle e la tonalità di Fa. Quindi andiamo ad analizzare anche queste due scale maggiori e le relative armonizzazioni. Quindi scala maggiore di Mi bemolle, la scala maggiore armonizzata e infine scala maggiore di Fa e la scala maggiore armonizzata. Questi elementi armonici saranno poi la base per poter effettuare l'analisi armonica della sequenza di accordi che compongono questa canzone. Adesso vediamo la forma e la sequenza di accordi che compongono il brano. Abbiamo in questo caso una forma unica con un'unica sezione che si ripete ciclicamente più volte, formata da 16 battute in un tempo di 3 quarti. Quindi non avremo una distinzione tra strofe e ritornello come accade tipicamente in molte canzoni, ma qui abbiamo una sezione unica sul quale si sviluppa poi la melodia di tutta la canzone. Possiamo distinguere eventualmente la sezione in cui viene interpretata la melodia un'ottava sopra e riconoscere questa come il ritornello, ma lo stesso tipo di accordi viene utilizzato per tutto il brano. Quindi iniziamo con la parte in tonalità di Do maggiore, sulla quale avremo una ripetizione di 5 volte di questa stessa sequenza di accordi. Le prime due battute sono formate dall'accordo di Do maggiore, primo grado della tonalità, poi abbiamo due battute dell'accordo di Mi settima, che come abbiamo visto dalla scala maggiore armonizzata non fa parte dell'armonizzazione, ma questo accordo è una dominante secondaria, ossia un accordo di settima che risolve verso un altro accordo della scala maggiore armonizzata. In questo caso il Mi settima è quinto di La minore. Dopo però il Mi settima non andiamo sul La minore, ma andiamo su un La settima, che a sua volta è una dominante secondaria, quinto del secondo, del Re minore. Infatti dopo due battute di La settima abbiamo due battute di Re minore, quindi in questo caso il La settima risolve sull'accordo di Re minore. Poi abbiamo l'accordo di Sol per una battuta, quinto grado della tonalità. Poi abbiamo un accordo di Mi settima con il basso di Sol diesis, quindi con la terza al basso. Questo Mi settima è di nuovo una dominante secondaria del sesto, infatti risolviamo sul sesto grado La minore. Poi La minore con basso di Sol. Questo accordo può essere analizzato anche come un La minore settima con la settima al basso. Poi Re settima con il basso di Fa diesis, ancora una dominante secondaria, stavolta del quinto grado. Invece di andare al quinto grado però andiamo sul Re minore settima, quindi sul secondo, e infine sull'ultima battuta su Sol settima quinto grado. Questo accordo ha funzione poi appunto dominante del primo di Do maggiore e infatti viene collocato al termine della sequenza di accordi per dare questo senso di ciclicità. Quindi dopo il Sol settima riprendiamo dall'inizio della sequenza di accordi sull'accordo di Do maggiore. Lo stesso tipo di sequenza armonica verrà poi trasportato nelle tonalità di Mi bemolle e di Fa in sezioni strumentali che vengono inserite
la prima in tonalità di Mi bemolle come intermezzo strumentale e l'ultima in tonalità di Fa come coda, parte strumentale finale del brano. Adesso andiamo ad analizzare quello che è l'accompagnamento, quindi gli arpeggi e le ritmiche che ho trascritto dall'accompagnamento appunto della versione originale di A mano, ma prima di farlo suonerò un'intera struttura, un'intera sezione di 16 battute di questa canzone. Bene, analizziamo quello che ho appena suonato. Come avrai visto, la mano destra suona un arpeggio formato da due note in suddivisione ritmica in ottavi, quindi con una nota in battere e una in levare, che alternano una linea melodica al canto che riprende la melodia della voce, alternata ad una nota che fa parte dell'accordo. Quindi, ad esempio, nel primo caso, nell'accordo di Do maggiore, avremo la nota Sol come unica nota sul levare di ogni movimento, quindi in questo caso è la quinta dell'accordo, alternata a quella che è una linea melodica, appunto simile, vicino a quella che è la linea della voce. Quindi alterneremo questa nota in battere a il Sol in levare quinta dell'accordo di Do. La mano sinistra suona la nota fondamentale ripetuta all'ottava. Questa stessa idea, questo stesso pattern viene poi trasportato e adattato a tutti gli altri accordi della sequenza. Quindi vediamo ad esempio sull'accordo di Mi settima, nella sinistra abbiamo nuovamente la nota fondamentale al basso ripetuta all'ottava. E come nota dell'accordo, nella mano destra abbiamo il Sol diesis, terza dell'accordo di Mi settima. La linea melodica invece che viene suonata sul battere è la stessa appena vista sull'accordo di Do. Sull'accordo successivo, la settima, abbiamo fondamentale quinta nella mano sinistra e suoniamo sempre questa stessa idea, ma stavolta con l'accordo spezzato, un tipo di pattern che abbiamo analizzato anche nel corso Accompagnare al pianoforte volume 1. Qui lo vediamo adattato a questo tipo di accompagnamento, quindi con la triade in posizione fondamentale di partenza, che viene alternata continuamente alla nota La. Quindi la fondamentale dell'accordo di La. In questo caso però abbiamo sempre questa sorta di bicordo dove armonizziamo questa melodia con la nota Do diesis che è la terza dell'accordo di La settima. Poi passiamo all'accordo di Re minore, anche qui per due battute, alla sinistra la fondamentale ripetuta all'ottava e questa melodia nella mano destra, alternata in La quinta dell'accordo di Re minore. Poi una sola battuta di Sol, quinto grado, con fondamentale quinta nella mano sinistra e alterniamo la melodia alla nota Sol fondamentale dell'accordo. Poi dopo questa battuta passiamo all'accordo di Mi settima con il basso di Sol diesis e nella mano sinistra evidenziamo appunto questo basso, questa terza al basso con le note Sol diesis e Mi. Anche qui la melodia viene alternata alla terza, nota Sol diesis dell'accordo di Mi settima, per una sola battuta e poi passiamo all'accordo di La minore suonando fondamentale quinta nella mano sinistra e questa melodia nella mano destra, alternata alla nota La.
poi ci spostiamo su La minore basso Sol, con la sinistra suoniamo quindi il Sol, che come abbiamo visto precedentemente è la settima dell'accordo, e il Mi, che è la quinta. Poi ancora un accordo con un basso diverso, Re settima con basso di Fa diesis, quindi terza e fondamentale nella mano sinistra. In questo caso suoniamo questo accordo per due battute, poi finiamo con Re minore settima, secondo grado, nota Re ripetuta alla fondamentale, ripetuta all'ottava nella mano sinistra, con questo arpeggio nella mano destra. Quindi qui evidenziamo la terza dell'accordo e concludiamo con il Sol. Al termine di questo Sol settima riprendiamo poi con l'inizio, quindi con l'accordo di Do. Per suonare questo tipo di arpeggio in modo legato ti consiglio di utilizzare il pedale, facendo però attenzione a cambiarlo ad ogni battuta per evitare di far risuonare troppo le note suonate precedentemente. Quindi cambia il pedale di risonanza ad ogni battuta e cerca di fare attenzione appunto a non far confondere i suoni tra di loro. Dal punto di vista della dinamica ti consiglio di far emergere quella che è la nota della melodia di queste due note che suoniamo con la mano destra, quindi la nota più acuta. Quindi cerca di suonare in modo più evidente la nota, la parte alta della melodia, e con un tocco più morbido, che solitamente viene suonato con il pollice della mano destra, la nota più bassa. Cerca di far emergere, di evidenziare l'idea melodica. Dopo la ripetizione per 5 volte di questa struttura, in cui abbiamo un primo giro strumentale che fa parte dell'introduzione, poi la stessa sequenza si ripete quindi per 4 volte successivamente all'introduzione con lo sviluppo della melodia della canzone, dopodiché abbiamo un intermezzo strumentale in tonalità di Mi bemolle e suoneremo la stessa idea trasportata appunto una terza minore sopra. Sull'ultima battuta di questa sezione Mi bemolle suoneremo l'accordo di Sol settima, quindi questo accordo servirà da modulazione da quinto grado della tonalità di Do per ritornare appunto nella tonalità di Do maggiore. Quindi avremo una nuova sezione in Do maggiore dove si sviluppa ancora la melodia cantata della canzone e terminiamo con una sezione in tonalità di Fa. In questo caso, per modulare alla tonalità di Fa, avremo questo passaggio. La sequenza in tonalità di Do termina con l'accordo di Sol, conclude sull'accordo di Do suonato proprio in forma d'accordo e lo teniamo con una durata indefinita. Io nella parte ho scritto due battute, ma consideriamo questo accordo come una corona, quindi con una durata a interpretazione. Al termine di questo accordo suoniamo queste due battute con questo passaggio, alternando le note a intervalli di terza. Quindi questa armonizzazione per terze della scala di Fa maggiore, iniziando dalla nota Do, quindi con il modo misolidio, abbiamo quindi questo accordo di Do settima che ha funzione di quinto grado del
primo in tonalità di Fa maggiore, quindi Do settima che risolve poi su Fa, e suoneremo l'intera sezione vista precedentemente in tonalità di Fa maggiore. In questa lezione abbiamo imparato a suonare a mano di Riccardo Cocciante. Nella lezione contenuta del blog troverai la spiegazione accurata di ogni passaggio di questa lezione con gli spartiti di esempio. Per continuare a seguire le mie video lezioni, iscriviti al canale, attiva le notifiche e ci vediamo alla prossima lezione.